ci vorrebbe un curatore più morigerato che illustrasse le nostre piccole dinamiche ricreative. Si tratta di un film che è nato nel suo svolgersi, insomma, durante le riprese, quando siamo partiti per le prime riprese. All'inizio avevamo un'altra idea e poi, insomma, abbiamo cambiato e quindi è un film, e questo, insomma, si vede che è cresciuto per accumuli di idee, di folgorazioni, di contributi. Abbiamo voluto assemblare materiali di repertorio con immagini pseudo-documentaristiche ad altre più così, eventualmente di finzione, nell'idea di creare una sorta di polifonia audiovisuale, un piccolo modesto e immodesto poemetto visuale dove convogliasse una sorta di plurilinguismo sia di sguardo che anche proprio così sonoro. E quindi lo spunto fantascientifico era soltanto così amabilmente pretestuoso. In generale, così, o quello che hai presentato qui. Ma il problema è che cos'è il cinema? È una domanda così, è rimasta ancora senza una risposta certa. Anzi, più passano gli anni, più è incerta la risposta. Perché la consideriamo una forma sicuramente molto ambigua rispetto ad altre, e questo ovviamente sia sì, un punto di forza. Mantiene questa ambiguità, soprattutto per questo parassitare necessariamente la realtà. E poi, se il cinema va dietro questa realtà, è come una sorta di mito della caverna al contrario, alla rovescia, cioè si ritorna poco a poco dentro la caverna per osservare delle immagini assolutamente così imitative e false.